se non stai monetizzando, forse il parco giochi non ce l'hai. Scusa? Dico, se non stai monetizzando, forse il parco giochi non ce l'hai. Mi scrive Umberto, mi dice: senti Roby, ma come posso fare per monetizzare di più sul mio sito? Vado sul suo sito, cosa ti trovo? Tutte offerte di prodotti, nient'altro. Prodotti, offerte, vendite, sconti. Secondo me manca il parco giochi. Che vuol dire? A mio modo di vedere le cose, per poter avere successo online nel vendere le cose, bisogna prima di tutto costruire una comunità di persone interessate, appassionate alla nicchia di mercato nella quale stai operando. E quindi, che ti occupi di arte o di giocattoli per bambini, è necessario creare un parco giochi dove le persone trovino le cose che a loro interessano, come il discorso dei cammelli dell'altro giorno, cose che a loro possano dare possibilità innanzitutto di avere fiducia in te, di capire che non sei lì soltanto a vendere e a spremere il loro portafoglio, ma sei interessato realmente alle cose che loro vogliono risolvere, ai problemi che loro hanno, alle situazioni che stanno cercando di portare a buon fine. E quindi creare un parco giochi vuol dire creare contenuti di valore condivisi, risorse, tool, eventi, opportunità di apprendimento, qualsiasi cosa che possa offrire a queste persone uno spazio dove apprezzare le tue conoscenze, la tua competenza e la tua credibilità e generosità. Credibile perché se mi offri delle risorse fatte bene vuol dire che sei competente, generosità perché se me le dai senza chiedermi nulla in cambio ti dimostri generoso e effettivamente, concretamente interessato ai miei problemi. Quando ho un parco giochi, vendere alle persone è più semplice, perché è la stessa cosa di andare in una festa dove ci stanno soltanto bancherelle stand, da una situazione di un parco vero e proprio con gli alberi, i giardini, i prati, dove le persone vanno perché si trovano bene, perché vogliono stare insieme, non perché vogliono spendere i soldi. Però poi, stando lì, quelli che giocano a pallone, quando hanno finito di giocare a pallone, vogliono bere, vogliono farsi delle belle docce. Quelli che sono stati tranquilli a chiacchierare vogliono acquistare e leggersi un altro bellissimo libro. Quelli che sono andati lì con la famiglia vogliono farsi delle foto e poi stamparle. E queste sono tutte opportunità meravigliose di marketing, di vendita, ma in una maniera totalmente diversa da chi è andato lì per costruire un parco giochi dove vendere delle cose. Quindi costruisci un parco giochi dove le persone possono stare prima di tutto bene e vedrai quanto di più potrai vendere a coloro che hanno avuto modo di scoprire la tua disponibilità, il tuo interesse e il fatto che hai già pensato ai loro bisogni una volta che avranno goduto dello spazio che hai creato per loro. Se non stai monetizzando, forse il parco giochi non ce l'hai. Scusa? Dico, se non stai monetizzando, forse il parco giochi non ce l'hai.